Belle donne, buongiorno, ben ritrovate qui sul canale. Allora, oggi facciamo un video in collaborazione con la mia amica Paola Gattaluna Kimono Blu. Vi lascio qui sotto il link al suo canale. Abbiamo deciso di fare questo video insieme perché ne avevamo voglia. Non lo so perché. Perché l'abbiamo fatto, Paola? Dimmi perché l'abbiamo fatto. Vabbè, comunque ormai siamo in ballo e quindi balliamo. In questo video andiamo a ravanare nei cassetti, ravanare bolognese, cercare affannosamente, e da questo nostro ravanamento tiriamo fuori una palette e un rossetto che ci piacciono ancora, che non utilizzavamo da tanto tempo e che abbiamo voglia di usare di nuovo, proprio perché appunto i nostri cassetti sono davvero una fonte inesauribile di sorprese. A volte troviamo cose che ci siamo anche dimenticati di avere. E quindi è sempre bene andare a ravanare un po', perché questa ricerca potrebbe riservarci delle bellissime sorprese. Prima di cominciare, prima di farvi vedere che cosa ho tirato fuori dai miei cassetti, voglio ringraziarvi per essere qui. Ringrazio le mie iscritte di sempre e le nuove arrivate. Fate un giro sul canale, mettete like ai video che vi piaceranno di più e se vi fa piacere iscrivetevi schiacciando il tasto rosso iscriviti che c'è qua sotto. Se poi volete darmi anche un ulteriore supporto, potete decidere di far conoscere il mio canale alle vostre amiche. E mi raccomando, andate a fare un giro sul canale di Paola Gattaluna Kimono Blu per vedere che cosa ha combinato stavolta e che cosa ha tirato fuori dai suoi cassetti. La palette che ho deciso di riutilizzare è questa, è la mini, figurati se non la mettevo storta, è la Mini Gold di Natasha Denona, una palette che mi sembra sia uscita almeno un paio di anni fa, forse anche tre. Ed è appunto una palette sui toni del verde oliva e ha anche appunto una bellissima cialda dorata molto shimmer che si abbina perfettamente agli altri colori, però è tutta appunto sul verde oliva che è una tonalità di verde che secondo me va benissimo sia in primavera che in autunno perché sono dei colori abbastanza legati alla transizione stagionale. E quindi non so, sarà che appunto siamo in primavera, ma c'è un tempo strano, è tornato freddo, piove, io però non ho nessuna voglia di ritornare ai colori invernali, ma sono comunque proiettata alla nuova stagione e ho pensato appunto che questa fosse la palette giusta per questo periodo. Mi piaceva anche l'idea di abbinare questi colori con questo turchese del pull che sto indossando oggi, che è di Zara, ve l'ho presentato in un video haul che ho fatto boh, un mesetto fa, comunque vi metto la scheda qua sopra se volete andare a vedere. Mi piace proprio il contrasto del verde oliva con l'azzurro, sono colori che non sempre vediamo abbinati insieme, invece secondo me sono una coppia veramente bella, proprio cromaticamente, esteticamente. E quindi questa appunto è la palette riesumata ravanando nel cassetto. Per quanto riguarda i rossetti, non ce l'ho fatta con uno solo, ne ho scelti due. Sono due rossetti di Nabla, io è da un po' che non compro rossetti di Nabla, non lo so perché, però è così. E sono due nude, un po' perché con delle tonalità di verde oliva di questo tipo. Io starei decisamente sul nude, non andrei a mettere rossi o colori troppo sgargianti. In più il nude è il mio colore di rossetto, cioè io praticamente utilizzo quasi solo quello, anche se spazio un po' dal nude scuro, il nude violetto, cioè gli do modo di ampliarsi e di intensificare le tonalità, però per me il rossetto è sempre nude, i rossi non li uso quasi più. Allora, uno si chiama, aspetta bene che non vedo niente, Bye Bye Birdie ed è un nude piuttosto caldo, vi faccio qui lo swatch. È un nude caldo, rosato, con una punta di albicocca sul fondo e ha la caratteristica di essere matte ma cremosissimo. È un rossetto morbidissimo. Io in questo momento ce l'ho su e ha proprio questo effetto vellutato, super confortevole. L'altro si chiama Rock and Nude, è una vecchia collezione di Nabla e ha questo colore un po' più freddo, ha una tonalità più chiara e un po' più fredda, un po' più invernale, se vogliamo, però secondo me sono colori che vanno bene sempre e quindi li utilizzerò in abbinata, tutti e due insieme.
proprio come vedete qui, perché li sto già indossando, poi vi spiegherò come li ho mixati. Bene, belle donne, allora io vi lascio al video, noi ci rivediamo dopo per i saluti finali, accomodatevi da questa parte, sperando di averci preso e che non sia da quell'altra. Eccoci qua, belle donne, allora ho già fatto la base e ho usato sempre i soliti prodotti, quindi il fondotinta Futurist di Estée Lauder nel colore Tralala, che non mi ricordo, 1N2, qualcosa del genere, ve lo scrivo. E il correttore di Bare Mineral, il Bare Skin nel colore medium. Poi ho dato anche un po' di questa matitina di Puro Bio, di cui vi ho parlato in un altro video, magari vi metto il link, la scheda qua sopra. Ecco, l'ho passata qui proprio nell'interno dove c'è quella brutta ombra scura per vedere di, insomma, dare un po' un'illuminata generale all'occhio. Sotto l'arcata ho messo un po' di correttore più chiaro e un po' di ombretto color panna, niente di che, giusto per esaltare il disegno delle sopracciglia che come sempre ho realizzato con la matita di Nabla, la Brow Divine, che è sempre lei. Quindi direi che possiamo cominciare a usare la signora in questione e adesso cerco il pennello da sfumatura che era qui. Scusatemi, ho cancellato per errore il file dove iniziavo il trucco. Questo colore si chiama Lodge 283CP, è un marroncino caldo tendente al verde e lo sfumo nella piega dell'occhio. Come colore è decisamente strano perché qui in cialda sembra marroncino, però con una base giallino-verde piuttosto importante. Invece poi quando viene sfumato sulla palpebra diventa un marroncino normalissimo e ha un sottotono, direi, boh, forse più neutro che caldo. Io non lo vedo proprio caldissimo come colore, però devo dire che mi piace molto e da transizione è veramente perfetto. Naturalmente è opaco, altrimenti verrebbero fuori tutte le rughe che ci sono qua nella piega dell'occhio, direi che non è il caso. E secondo me è un colore che poi si può usare anche con tantissimi altri colori, magari anche più vivaci, perché è proprio neutro. Non so, mi piace molto. Cambio pennello, prendo questo qui che è un pennello a penna piccolino e lo stesso colore lo vado a mettere anche sotto nella palpebra inferiore. Il rumore che sentite di sottofondo è Margot che scava nel divano, nel cuscino, non so dove stia scavando, ma lei quando si fa la tana, che vuole dormire un po', comincia a scavare tipo talpa. Ho un cane talpa. Qual è il problema? Voi non ce l'avete un cane talpa? Io ce l'ho. Allora, direi che adesso con lo stesso pennello da sfumatura, ancora sporco del colore di transizione, vado a prendere il verde, che questo è proprio il verde oliva perfetto. Il verde oliva secondo me è un colore stupendo da usare sia nell'abbigliamento che nel trucco. A me piace tantissimo. Ovviamente ho fatto cadere dei pennelli, ma io lo faccio sempre. E lo vado a mettere nella piega dell'occhio sopra al marroncino, in maniera da, diciamo, enfatizzare ancora di più la piega, però questo lo metto solo sulla palpebra superiore, non lo vado a mettere sotto, o meglio, non ancora. Per il momento mi sembra che stia meglio qua. Notevole, questa combo di questi colori opachi. Devo dire che la Natasha come colori ci prende sempre, soprattutto la qualità, la scrivenza, insomma, l'intensità del pigmento è veramente eccezionale. Allora, adesso andiamo a prendere questo fantastico verde. Che questo è shimmer, è un verde salvia, oliva salvia, insomma, è una cosa bella, molto molto un punto di verde molto vivo, molto naturale e anche una bella lucentezza. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Ecco, così che a fuoco, vedete, molto bello. E lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile e vediamo cosa viene fuori. Bello, veramente bellissimo. E questo, essendo uno shimmer, come tutti gli ombretti shimmer di Natasha Denona, col calore della pelle e del corpo si espande e praticamente si sfuma un po' anche da solo. Quindi l'effetto vero
Lo vediamo fra 5 minuti, secondo me anche meno. Oh, questi ombretti sono così, sono fantastici. Fra l'altro, quelli shimmer da mettere al centro della palpebra, io preferisco sempre utilizzarli, con il polpastrello, proprio per questa cosa che il calore della pelle aumenta la resa. A questo punto mi serve dare un po' di profondità all'occhio, quindi voglio andare a sottolineare l'angolo esterno e la prima parte, della palpebra inferiore. Mi serve quindi un colore scuro e vado a prendere il colore più scuro della palette. Uso questo pennellino qua di MAC, che è il 228, ed è perfetto per fare i lavorini di precisione, come si suol dire. Quindi andiamo a vedere. Naturalmente, come sempre, non faccio cose tipo eyeliner, faccio solo un'ombreggiatura, perché su di me io l'eyeliner non lo vedo più già da tanto tempo, già da tanti anni. Quindi vado qui alla radice delle ciglia, scurisco leggermente e tiro verso l'esterno. Niente di che, proprio una roba tranquilla. E la stessa cosa faccio nella palpebra inferiore, solo sulla parte esterna. Abbiamo un bel po' di fallout qua, non so se riuscite a vederlo, ma io lo vedo bene. Quindi urge intervento di pulizia con pennello Sky Corrector per correggere appunto la zona sotto gli occhi e correttore qua. Sì, l'ultimo colore decisamente fa un po' di caduta, quindi o mettiamo il fazzolettino sotto, tipo così, io molto elegantemente uso la carta igienica quando non ho con me i Kleenex o altro, quindi o lo applichiamo tenendo appunto il fazzolettino così, oppure andiamo a pulire dopo come sto facendo io in questo momento. E visto che i colori di questa palette li voglio usare tutti, adesso vado a fare un punto luce al centro della palpebra con questo giallone, che è poi un giallo strano, un giallo oro, però che ha una base oliva, una base verde oliva. E lo metto proprio solo qui nel centro, senza stare a girare per la palpebra, perché questo è bello tosto, è molto luminoso, è uno shimmerone, come li chiamo io, e quindi insomma bisogna andarci pianino, sempre per quel fatto che si espandono e si praticamente sfumano un po' da soli, quindi è sufficiente appoggiarne una giusta o piccola quantità laddove vogliamo che si veda il colore e poi lasciamo fare a lui. Adesso però devo chiedere un aiuto esterno perché in questa palette non c'è un colore che secondo me sia adatto all'angolo interno dell'occhio e per me l'angolo interno dell'occhio è irrinunciabile. Non ci vorrei mettere il giallone perché non mi piace che sia colorato, mi piace che sia luminoso in un colore neutro. Allora sono andata a scovare un'altra palettina che giaceva lì nel cassetto di Urban Decay, questa è la Detour. E ha questi fantastici colori, tra cui questo che qui visto in telecamera sembra azzurro, in realtà è un bianco con dei riflessi verdino acqua e secondo me qui ci dovrebbe stare veramente bene. Andiamo a fare una prova. Che poi prova, tanto ormai l'ho messo, cioè non è che non ci penso proprio a toglierlo. Se sta male, pazienza. Mamma mia, e che è? Cioè, questo qua va come un treno. Ok, va bene. Allora, adesso lo sfumo un po' perché sembra veramente una roba da extraterrestri. Quando succede così, la cosa da fare è semplicemente prendere un cotton fioc, che qui sul mio tavolo da trucco non devono mai mancare, che siano quelli normali, basic o che siano quelli da trucco con la puntina un po' a spatola, comodissimi, però insomma l'importante è che mi permetta di andare a pulire e a rifinire appunto determinati errori. Così mi piace già di più, si vede perché per carità, se no cosa me lo metto a fare? Però non è esagerato. A me questa cosa del punto luminoso lì mi piace da matti e anche se mi trucco poco, ci deve essere. Allora adesso io direi piega ciglia e
E mascara, come sempre, il Better Than Sex Waterproof. Io ci ho provato con questo di Maybelline, che veniva appunto apprezzato moltissimo perché allunga, perché in curva, eccetera. Su di me non ce la può fare. Mi stanno incurvate mezz'ora e poi ritornano inesorabilmente a pendere verso il basso. Invece, con questo rimangono su. Può essere che questo, pur essendo un ottimo mascara, non mi mantenga le ciglia curvate perché non è waterproof. Io credo che il prodotto waterproof sia quello più strong, quello che ingessa proprio le ciglia e le mantiene nella stessa posizione per tanto tempo. A questo punto me la spiego solo così. Però non è detto. Adesso mi sforzerò di non comprare e usare più solo questo, di provarne anche altri per vedere se effettivamente è una questione di waterproof, di formulazione, di congiunzione astrale, di segno zodiacale, non lo so, io non lo so, io so solo che queste ciglia qua mi fanno diventare matta, quindi adesso le piego e vi risparmio lo spettacolo con gli sguardi tutti storti, poi torno, mi do il mascara e direi che con gli occhi abbiamo finito. Ho occhi finiti, tutti belli verdoni, primaverili. Mi piace il contrasto con il colore della maglia, perché se avessi fatto un trucco tutto azzurro con la maglia azzurra sarebbe stato stucchevole, sarebbe stata una roba tipo prima comunione e direi che siamo un po' fuori tempo massimo. Per cui mi piace il contrasto primaverile del verde con l'azzurro, mi piace la resa del verde sugli occhi scuri, mi è sempre piaciuta, trovo che sia vincente. Ma senti, sì, senti quella come scava. Il talpone, il cane talpa. Vabbè, niente, a sto giro vi cuccate il cane talpa. Dove eravamo rimasti? Allora, contouring, bisogna fare un pochino di contouring e tanto per cambiare, perché anche qui serial killer fino alla morte, la palette di Erichiova, la senza titolo numero 0, perché ha dei colori misti, freddi caldi, che secondo me sono adatti a tutti i tipi di make-up e anche a questo, che effettivamente non riesco a capire se sia freddo o caldo, ma poco importa. Quindi andiamo a prendere un po' dei due colori. Questo mi è piaciuto poco, vedete, ha un cratere che neanche la luna, e andiamo a sottolineare un po' gli zigomi. Non troppo, perché a me non piacciono i contouring troppo pesanti, non mi piace l'idea di avere il viso troppo scolpito, troppo colorato, cioè mi piacciono i risultati un po' tranquilli, un po' naturali. Blush a lui, la meraviglia è arrivato da poco e non mi sono ancora sfogata abbastanza, lo devo usare praticamente tutti i giorni. Se no sto male, quindi spruzzo un po' la spugna. È il modo migliore per applicarlo, secondo me, prelevarne un po' con la spugna, senza esagerare perché questo tinge. Se non stiamo attente ci vengono i guanciottini di Heidi e anche qui direi che non è il caso. Mi piace l'idea di abbinare il rosa col verde perché anche questa cosa qua è molto primaverile. Hai esagerato, Paola? No, dai, ce la possiamo fare. E sto giro usiamo anche un po' di illuminante, anche perché dopo io devo portare fuori i cani, cioè non penserete che io vado a portare fuori i cani senza illuminante. Questo blush è una cosa meravigliosa, cioè veramente, se non ce l'avete, procuratevelo. Per l'illuminante uso un pennello con le setole aperte, questo è di Real Techniques, è veramente fantastico e vado qui. Allora, questo non è un illuminante wow, di quelli lampadari o luminarie di Natale. E la cosa mi piace perché a me quelle facce tutte super luminose, che alla fine sembrano tutte unte, pronte per essere fritte in padella, ecco, anche no. Il colore è molto bello, è molto discreto, è un rosato, vediamo, ecco, è un rosato. Però ecco, è un rosa chiaro, è cangiante e quindi si vede appena. E va benissimo, anche perché appunto adesso di sera ando ai, cioè è inutile mettersi degli illuminanti che sembra che stai andando in una disco. Non mi sembra appropriato, tutto qua.
E siamo arrivati finalmente ai rossetti. Allora, utilizzerò quello leggermente più scuro che si chiama Ciao Rock Nude sul contorno delle labbra, però lo sfumo anche verso l'interno e poi al centro metterò quello più chiaro. Bene, belle donne, questo è il risultato finale. Non è una robina leggera, ma non è neanche una cosa da drag queen. È uno dei miei soliti trucchi come piacciono a me, che si vedono, che ci sono, luminosi, sfumati, presenti, ma non esagerati. Io ormai ho questo target e difficilmente credo che uscirò da questa mia comfort zone, anche se non è detto. E dove vado così a portare fuori il cane? Ma non solo, perché comunque fortunatamente hanno riaperto i negozi e io ho una gran voglia di andare a fare del disastro in giro. Allora, belle donne, grazie per essere state con me, per aver avuto la pazienza di seguire fino alla fine. Mi raccomando, andate a vedere il video di Paola, Gattaluna Kimono Blu. Io sono curiosissima di scoprire cosa ha combinato, quindi corro subito anch'io immediatamente, appena il video è disponibile, e vi lascio qui sotto naturalmente anche il link al suo canale. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere, come sempre, con i vostri like e con i vostri commenti qui sotto. Io vi lascio qui di fianco la foto per iscrivervi al canale, nel caso non lo abbiate ancora fatto. E qui in alto invece vi lascio il link alla mia playlist Guide Shopping, dove potete trovare tanti consigli e suggerimenti per i vostri acquisti, sia online che nei negozi. Noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video e nel frattempo un bacione!